Il Vangelo di oggi proponeva il racconto della guarigione del lebbroso e Papa Francesco, nella sua omelia mattutina nella cappella di Santa Marta, ha ricordato l'atto di fiducia che il contagiato fa nel rivolgersi a Gesù. Se tu vuoi, puoi. È la preghiera semplice e umile che i peccatori elevano a Dio. Una sfida che attira l'attenzione del Padre, che muove a compassione il Signore, esattamente come nell'episodio evangelico. Lui non si vergogna di noi. Oh Padre, io sono un peccatore, come andrò a dire questo? Meglio, perché Lui è venuto per noi peccatori proprio. E quanto più grosso peccatore tu sei, più vicino il Signore è a te, perché è venuto per te, è il più grande peccatore, per me è il più grande peccatore, per tutti noi. Gesù è capace di coinvolgersi con i peccatori e accanto agli uomini sempre, ha detto Francesco, che ha invitato a ripetere la supplica miracolosa del lebbroso. Abbiamo l'abitudine di ripetere questa preghiera sempre: Signore, se vuoi, puoi, se vuoi, puoi. Con la fiducia che il Signore è vicino a noi e la sua compassione prenderà su di sé i nostri problemi, i nostri peccati, le nostre malattie interiori, tutto.